Perché nasce questo comitato? Abbiamo l'ambizione di mettere la città, la cittadinanza soprattutto, a conoscenza di ciò che sta capitando in Regione Toscana, di questa legge di riordino che di fatto porta alla riduzione delle aziende da 12 a 3 e di fatto si va verso il famoso controllo politico tanto agognato dal Presidente Rossi. Ieri il Comune di Arezzo ha approvato un atto, lo sa, no? Un atto in questo caso presentato dal PD che impegna il sindaco a seguire questa riforma. Come lo giudica? Ma il classico atto di zerbinaggio. Qui siamo di fronte ai partiti locali che di fatto non hanno il coraggio di aprirsi ad un confronto. Abbiamo sindaci che ancora non hanno capito l'importanza di una loro azione a difesa della città e dei cittadini e di fatto seguono la cordata, seguono il pensiero unico ormai prevalente. I principi cardini, diciamo, di questa riforma sono appunto quello di risparmiare, comunque di razionalizzare, ma anche in un certo senso di potenziare. Secondo lei sarà così? Dunque, questa riforma si basa sulla fusione di molte ASL, in tre grandi ASL, e tutto questo con l'idea di raggiungere delle economie di scala e quindi di risparmiare. Esperienze straniere, ma anche in Italia, dimostrano che le grandi fusioni in sanità non ottengono su 9 casi su 10 questi risultati, producono maggiori inefficienze, qualche volta anche degli effetti economici peggiori. Sono previsti 1.500 esuberi e questo impoverirà indubbiamente il servizio sanitario regionale, aumenteranno le liste d'attesa, aumenterà il ricorso al privato, aumenterà probabilmente anche il ricorso alle assicurazioni private e forse questo è il vero obiettivo della riforma. Come poterla osteggiare? Diciamo, i cittadini come possono far sentire la propria voce? Con le elezioni alla prossima scadenza elettorale.
Thank you.